Ciao a tutti ragazzi, ecco, sono tornato col mio video, ora uso invece un ingrandimento minore, ottenendo però un vantaggio più luce. Bene, ora sto riprendendo in direzione di Taranto, mi avvicino. Ecco a voi, questa è già la zona, quindi se, stando ai calcoli del globo, no, non dovremmo vedere molte luci, dettagli, e figuriamoci i riflessi lunghi. Guardate, sto girando in direzione di Taranto. L'ingrandimento è di circa 36 e ho tirato un po' di zoom anche con il mio Xiaomi Redmi Note 7 grazie all'ausilio della Google Camera potrò fare qualche ripresa più decente. Bene, qua ci avviciniamo alla zona Evergreen di Taranto. Ecco, questa è l'Ilva. Guardate ragazzi, pensate che tanti dettagli dell'Ilva non dovevano manco vedersi. Pensateci un po'. Ecco a voi l'area Evergreen. Si vedono i riflessi lunghi? Bene, passiamo a girare verso la città. Ecco le luci cittadine. Queste che vedete sono le luci dei palazzi, eppure Taranto non doveva vedersi da questa altezza. Bene, quello che cerco ora è il faro di San Vito. Bene ragazzi, queste sono tutte luci tarantine, come al solito sto solo 60 cm sull'acqua, tra i 50 e 60. E ora sto cercando di recuperare il faro di San Vito, vediamo se riesco a recuperarlo. Bene, dai che ci siamo quasi. Ecco il faro del il faro di San Vito, vedete? Ecco, emette anche riflesso lungo, incredibile. Non solo non doveva essere visibile, immaginando che noi fossimo su una palla, ma addirittura si vede il suo riflesso lungo. Guardate, si allunga pure il riflesso, guardate. Io penso che dovrebbe stare una sessantina di metri sotto la curvatura. Questo faro è alto 46 metri, la luce. 60, 65, poi faccio vedere i calcoli.
Bene, ora diamo uno sguardo alla Luna. Ecco, abbiamo recuperato anche la Luna. Guardatela nella sua bellezza. Questo è 36 ingrandimenti, ma quando pare adesso ne ho un bel po' di più, perché si vede bene pure col mio cellulare. Ecco ragazzi, ora potete vedere praticamente, questo è l'ido di Metapondo, quindi questa è la Luna e verso là c'è tutta l'arcata ionica tarandina. Ecco a voi l'immagine della spiaggia, punto blu. Bene, io chiudo qua, alla prossima.